Sara Procaccia è dunque in collegamento con noi dal ghetto di Roma. Buongiorno Sara. Buongiorno a voi. Tra pochi minuti comincerà una giornata di lavoro all'insegna di uno splendido lavoro, cultura, archeologia, guide. Ma noi siamo qui con lei davvero innanzitutto per esprimere la nostra solidarietà per la vostra storia che oggi ha un giorno particolare di cui fare memoria. 80 anni fa il rastrellamento del ghetto degli ebrei, 1.007 persone portate via in maniera davvero barbara, tornarono soltanto in 16, di cui 15 uomini e una donna, e purtroppo nessun bambino. Carissima Sara, qual è il tuo sentimento di oggi? Allora, voi parlate di quella terribile notte, era un sabato, era uno Shabbat, e la comunità ebraica di Roma, che è la più antica al mondo perché ha 2200 anni, siamo gli ultimi ebrei dell'impero romano, aveva pagato pochi giorni prima 50 chili d'oro, perché sapete che l'8 settembre del 43 collassa il governo Mussolini e Roma diventa città aperta. La prima cosa che fanno i nazisti è di entrare e rastrellare tutti i rotoli e manoscritti ebraici tra i più antichi al mondo che erano sopravvissuti. 10.000 manoscritti, rotoli portati via barbaramente, buttati dentro i camion. E subito dopo, quindi le persone, vi dico anche una cosa, noi siamo stati anche aiutati da tanti amici. Sapete, si divide sempre fra cristiani e ebrei, no? Ci sono delle volte che le anime si uniscono ed è molto riduttivo ridurre per religioni. Quindi molti amici ci hanno aiutato, hanno anche offerto i soldi a Kappler, ma la sua risposta era: non voglio i vostri soldi, voglio l'oro. Quindi pagati in 48 ore 50 chili d'oro. E poi hanno detto che non erano sufficienti perché l'oro non era puro. Ci hanno dato ancora 12 ore per 346 grammi del peso dell'oro. E così è andata. Dopodiché, dopo pochi giorni, era sabato, infatti i primi a morire sono state donne, bambini e con i nonni, perché le persone erano riunite dentro casa e alle 4 di mattina sono entrati. La prima notte hanno portato 1.091 persone. Ma nel totale sono morte 2.091 persone ad Auschwitz, più di metà della popolazione ebraica di Roma, perché per quanto si parli molto degli ebrei, delle comunità ebraiche, la comunità di Roma è vero che è la più antica, ma era anche molto piccola. E quindi quelli che sono sopravvissuti, che sono scappati, molti grazie ai giusti. Bisogna sempre ricordare la luce che si trova in questi terribili momenti. Certo. Non vi dimenticate mai dei giusti che hanno rischiato la vita, come non dimenticate anche il fatto che molti hanno nascosto finché le persone avevano qualcosa da offrire, soldi, un anello, una cosa, e poi sono stati comunque denunciati. Guardi, chi le parla ha sempre valorizzato la storia di Moshe Beischi. E dopo aver letto quel famoso Il Tribunale del Bene, che è un libro appunto che rilancio per tutti, un long seller in cui si racconta l'importanza voluta proprio dai sopravvissuti di valorizzare chi non ha voltato la faccia. Io sono ancora in contatto con la famiglia che mia mamma è andata a ricercare, che aiutò mio nonno e suo cugino con dei documenti falsi. Quindi io sono, e le mie figlie, ora mio nipotino, siamo in quarta generazione amici della stessa famiglia, perché il bene non si dimentica, non si deve mai dimenticare il male, ma non si deve odiare. E io questa è una cosa che ho imparato nella mia famiglia, e questo è importante come messaggio in questo momento: non giudicare, non odiare. Questo è fondamentale per andare avanti e cercare di costruire una società diversa. La memoria ci serve perché senza la cultura noi non siamo niente. I ragazzi devono studiare, i ragazzi hanno bisogno di una scuola che li istruisca e che li supporti durante i percorsi più duri della propria esistenza. Perché io vengo da una famiglia in cui la cultura è stata la parte spirituale che gli ha permesso di ricostruire quando loro sono tornati
e non hanno trovato più nessuno, non un cugino, non un compagno di classe, non una maestra, non i nonni. E quindi, vedete, si parla del 16 ottobre, che per noi è la data tragica della nostra esistenza, ma voi immaginate che mio nonno, che aveva già dato i polmoni per la patria, perché mio nonno aveva fatto la prima guerra mondiale, aveva respirato i gas nervini in trincea e sopravviveva grazie a una bomboletta di ossigeno, è stato poi torturato dalla Gestapo e poi è riuscito a scappare. Io ho perso i miei nonni che avevo 5 anni, 4 anni e mezzo, 5, sono morti molto giovani, erano orfani, facevano, hanno fatto 2 guerre mondiali. Ma io li ho visti sempre sorridere. Un bicchiere di vino, una bruschetta, il tavolo con gli amici, e sorridevano e andavano avanti, e mi hanno insegnato a sorridere anche in momenti come questi, dove il cuore è pesante, dove piangi i morti e non si può distinguere. Allora io vi dico solo questo: in queste giornate così gravi, così terribili, con questi incubi di persone che hanno rastrellato, perché noi stiamo parlando di rastrellamenti su gente inerme, non su soldati, non su gente che poteva, gente inerme che dormiva nelle proprie case. E la storia si ripete quando noi dimentichiamo, capite? Certo. Quindi è di questo che parlare nelle scuole, per la strada, ai vostri ospiti. È molto parlare bello. Di questo molto, grave. È molto bello il messaggio che ci sta dando, e con le immagini che ha evocato nella nostra mente, ed è bello anche il pensiero della cultura come moltiplicatore di speranza e di buone azioni. Ma io penso... Noi dobbiamo... Questo è importante, ragazzi, è importantissimo. Anche i nonni sono la nostra base, la nostra cultura, il rispetto per gli anziani, per le loro esperienze. Guardate che tutto questo ha sempre fatto l'Italia. L'Italia è sempre stata un faro di cultura. Non vi dimenticate che nel Medioevo, nel sud dell'Italia, era l'epoca d'oro. Pensate che le comunità ebraiche della Calabria facevano le analisi delle urine. Il Medioevo nel sud dell'Italia è stato prezioso, è stato d'oro, e c'era una sana convivenza fra tutte le religioni. Guardatevi il trono di Bari. Ci sono rappresentate tutte e tre le religioni che sostengono la cattedra del pontefice. Quindi io sono una storica dell'arte e ho pensato sempre che l'arte fosse un'espressione del dolore umano. Senza dolore non si cresce, su questo lo sappiamo. Quindi troppi sì fanno male, come fanno male però troppi no in questo caso. Una cosa vi voglio dire: non abbandonate mai nessuno che ha un dolore così grande nel cuore. Sentirsi soli, isolati, e questo è successo durante Ghetti e durante le persecuzioni razziali, come può succedere oggi, schieramenti, persone che giudicano non stando qui, lì. Ecco, perlomeno astenersi da giudizi che isolano altre persone che stanno soffrendo in maniera così profonda in questo momento. Grazie, questa è una promessa che noi le facciamo, oltre alla solidarietà ribadita per tutto quello che avete già vissuto, per quello che state vivendo. E io purtroppo non ho più minutaggio, ho fatto vedere già il logo del Comune di Roma, molto bello, degli 80 anni, ma ricordo a tutti i nostri telespettatori che anche Mattarella tornerà oggi al Ghetto, quindi le massime istituzioni diciamo che cercano di fare la loro parte, ma la nostra ospite già ci ha spiegato che è molto molto più importante dal punto di vista sostanziale che ciascuno di noi faccia la sua parte. Grazie Sara per queste bellissime parole, per la sua testimonianza. Grazie a voi. Buon proseguimento di giornata. E siete molto preziosi per me in questo momento. Grazie. Bene, noi salutiamo Sara Procaccia e la ringraziamo nuovamente per la sua testimonianza e proseguiamo.